Andiamo alla classe 1004, terzo agli scacchi numero 22, Gianmarco Tosti. Secondo alle fotocellule, il numero 20, Cesare Leone. Un leone che ha ruggito a sufficienza. Dov'è Cesare? L'ho visto prima, è scomparso. Ha caricato. Niente. Vince la classe 1004 anche lui dopo tante peregrinazioni, tanto lavoro di officina, tanti dubbi, tanti punti interrogativi, tanti remix. È riuscito comunque a portare a casa un grande risultato con una terza manche da film, anzi da telefilm horror, perché ha fatto di tutto e di più, ha mandato Birilli al quinto piano, ha seminato il panico, che lui fa sempre così, lui fa sempre danni sparsi in Dolby Surround. E vincere in 1004 il numero 19, vince Domenico Tramontana. Bravo, grazie Domenico, un applauso ai nostri sceriffi della... Decimo classificato il numero 19, Domenico Tramontana. Set neri andato, devi tornare, eccolo qui. Domani è lunga la lista dei caffè da pagare. Domani ci sarà la fila a pentimelle, signori. Nono agli scacchi, il numero 33, Carmelo Francesco Pirri. Ottava posizione per Nicola Almirante Paola. Posto 7 assoluto per il numero 5, Sergio Bertolami. Sesta posizione assoluta per il numero 32, Agostino Fallara. Subito a ridosso delle Sport, il filotto delle Barchette lo inaugura il quinto assoluto di giornata, numero 4 sulla fiaccata, Carmelo Barbaro. Applausi signori, sono le ultime curve. Quarto classificato, il numero 2, Domenico Chirico. E andiamo al podio finale di questa splendida sesta edizione dello slalom di Gambarie. Terzo agli scacchi, il numero 9, Antonino Branca. Gloria B5 e 2 single side 1150. Una prova generosa che gli ha fruttato un ottimo secondo posto assoluto, Gaetano Rechichi. È andato a far visita agli amici calabresi e si è presa la coppa con l'ombra più lunga. Vince il sesto slalom di Gambarie, trofeo italiano zona sud, il numero 1, Giovanni Greco. Rimanete tutti così. Foto, fateci foto, così poi le usiamo. Grazie.